Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Pilone, buonasera Eliak e buonasera a chiunque si sia collegato adesso e a chiunque si collegherà nei minuti a seguire. Ragazzi, mi serve il buon check audio perché lo sento basso stavolta. Io lo sento molto basso in realtà. Non so se... Cioè, sento un fruscio di fondo che ieri non sentivo, quindi non so se... Oh, ecco, ancora si sente bene, perfetto. L'importante è quello, che si sente tutto a umma umma. Eccolo, bello overbug. Allora, anche oggi siamo insieme al gioco preferito di Overbug, che a lui piace tantissimo questo gioco, audio e video diluiti. Abba proprio. Allora, ragazzi, sto scrivendo, prendo 5 minuti per fare due chiacchiere. Oh, ma io voglio donare. Ci sta, se vai giù in descrizione, ci sta per donare. Tu vai giù, c'è sta proprio il link. Se tu vai nelle impostazioni del canale, nelle informazioni, c'è il link per donare. Comunque, dicevo, tanto venendo sordi, dicevo, allora, prendo 5 minuti per fare due chiacchiere. Allora, ragazzi, io ho notato. Innanzitutto stiamo crescendo su YouTube e la cosa mi fa molto piacere, siamo arrivati a 201 iscritti, quindi già... Eh sì, ma poi non escono i bannerini. Ah, ma certo che... Guarda, dovrebbe uscire il bannerino in realtà. Dovrebbe uscire, poi lo testerò, però eventualmente... Aspetta, ma vediamo. Lo testiamo subito, vediamo se escono i bannerini. Allora, vediamo se escono i bannerini. Donazione. Proprietà, allora, questa widget, subscribe, text, aspetta, mo alert, proprietà, vediamo se funziona, widget di prova, vediamo se funziona la donazione per zio. Allora, vedi che funziona? Funziona pure troppo bene, funziona, di eh. Sono diventato sordo io. Comunque, allora, ti voglio... Allora, aspetta. Intanto rispondiamo al pilone. E il grande John anche io lo avevo. Mi ha dato i miliardi quello lì. Gli arriva a 50, no? Allora, Daniele, ti voglio chiedere prima che inizi cosa ne pensi della patch di 1.2 di Cyberpunk. Allora, patch 1.2 di Cyberpunk, ho letto che risolve tantissime cose e temo che dovremmo farci un giro poi. Successivamente dovremmo farci un giro su Cyberpunk per dargli un'occhiata, perché ho visto che risolve veramente tante tante cose, non soltanto lo spawn della polizia e alcune piccole cose come il sistema di guida. Ma a quanto pare risolve anche altre problematiche riguardo altri bug sparsi nel gioco. Quindi penso che dovremmo farci una capatina. E allora, arrivare a 50, per quanto riguarda invece arrivare a 50, allora a 50 devo arrivare qui su Twitch, mentre su YouTube siamo già a 201. A YouTube bisognerebbe arrivare a 1000, ma ci ho perso le speranze. Dicevo, allora sto preparando una bella recensione fatta come Cristo comanda su Monster Hunter, nel senso, voglio portare Monster Hunter Rise, quindi cioè, lo sto portando ovviamente in live, ma sto preparando una recensione, oggi ho cominciato a scriverla. Voglio fare una recensione fatta bene, sempre a modo nostro, sempre a modo mio, un po' più terra terra, però vi spiego proprio, o meglio, vi anticipo subito, proprio i fausti di Monster Hunter. Vi faccio un piccolo recap, un riassunto. Monster Hunter nasce su PlayStation 2, nasce su PlayStation 2 ed è, diciamo, riconducibile a quattro edizioni: Monster Hunter 1, Monster Hunter 2, Monster Hunter 3, Monster Hunter 4. Dopo, successivamente, esce poi il Monster Hunter World, che è una cosa a sé. E ricap, ma anticipo subito, Monster Hunter dal primo al 3. Anzi, dal primo al 4, perché il 4 consideriamo il Monster Hunter Generation Ultimate,
ti ho già detto essere un porting del Monster Hunter Generation su 3DS, ok, che aggiunge soltanto qualche mostro in più. Che succede? Allora, Monster Hunter Generation Ultimate è un porting, poi c'è il World, che è proprio un reggae a sé, diciamo una sorta di remake, diciamo, e questo che prende molto spunto da quello, migliorando alcune meccaniche. Perché oggi ho rimesso il World, l'ho rimesso su Xbox Series S, l'ho scaricato perché è gratis sul Pass su Xbox, sul Pass console, e devo dire, ho visto che alcune meccaniche sono diverse anche da qua a là. Nel senso, lì c'è la possibilità di vedere dove stanno i mostri secondo le tracce e gli insetti guida. Qui invece te li indica direttamente sulla mappa. Lì alcuni oggetti ve li indica soltanto l'insetto guida. Quando voi state in una parte di mappa premendo analogico, gli insetti guida vi evidenziano. Un altro che si spegne e va in stand-by, meglio che premo. Praticamente che succede? Allora, attivando gli insetti guida, tanto vedete 9 ore e 39 minuti, e sto all'inizio, se vuol dire. Vi indica i materiali o la fauna da raccogliere, le piante, il miele e tutto quanto. Nel caso invece di Monster Hunter Rise, ve li evidenzia subito. Cioè, proprio il gioco ve li fa vedere, ve li evidenzia proprio a schermo. E poi, anche questa meccanica qui di girare la telecamera, se non erro, è presa dal Monster Hunter World. Allora, nel frattempo, raga, mi dovete vediamo scusa, ma io ho già migliorato qualcosa. Voi già vedete che l'armatura è un po' è diversa l'armatura del Feline e del Canine. Ora io mi rivolgo a multiplayer.it. Io non è che voglio attaccare quelli multiplayer.it, ma quando voi fate fare una recensione a una persona che poi dice Feline e Canine, a sappare sui coglioni da solo, perché a me veniva il dubbio, dico, ma sotto io lo voglio scrivere, ma non si dice feline e canine, si dice feline e canine. Però dico, vabbè, può essere, magari faccia più una merda, so io lo dico così. No, 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 si dice così, si dice feline e canine, ma se andate a vedere una recensione di multiplayer.it, dicono feline e canine. Vabbè, raga, pure io quando sto adesso a scrivere la recensione di Monster Hunter, sto dovendo leggere alcune cose su Wikipedia, alcune me le ricordavo, come il fatto che su PSP c'era il secondo, il Portable Plus, il Portable, comunque il secondo. Noi ci giocavamo con Marco in multiplayer locale, perché si poteva giocare in multiplayer locale con la PSP, se non mi sbaglio anche online, non me ne sbagliamo, ma era anche online, però Monster Hunter Portable 2, il 2 Portable, mi pare che non c'aveva non era possibile giocare online, ma soltanto in locale, fino a 4 giocatori. Poi un'altra cosa, vi confermo il fatto che questa versione qui è più semplificata rispetto alle altre. Allora, io oggi col dubbio mi sono fatto un giro a Monster Hunter World e a Monster Hunter Generation Ultimate. Il Generation Ultimate ce l'avevo sulla. L'ho giocato su Nintendo Switch Lite e ho provato a fare missioni, semplicemente le missioni, quelle. Capisco se si gira da sola la telecamera o se mi sta mandando a fanculo il joypad a me. Sto girando, non capisco se è normale o se è questo qui che sta girando da solo. Comunque, grande Victorio, grazie di essere qui con noi. Allora, dicevo, per quanto riguarda il fatto della difficoltà, era giusto così, nel senso, se voi giocate al Generation Ultimate o giocate anche al World, visto che fa sta cosa, la difficoltà è puntata in alto, la difficoltà è molto incentrata sull'alto, cioè se voi andate a fare i mostri da soli è difficile che lo fate. Io sul Generation Ultimate sono grado cacciatore 6 e con un mostro del grado cacciatore 4, non mi ricordo il nome, ma è quello tutto pietra, ma non mi ricordo il nome, non mi so bene, però quello non sono riuscito a ammazzarlo. Mostro di livello 4 stelle, io grado cacciatore 6 da solo, e
E sì, c'è la difficoltà, c'è la differenza tra giocare le missioni di caccia della base e le missioni della Gilda. Le missioni della Gilda sono fondamentalmente le stesse missioni, però con una difficoltà aumentata per essere fatte in quattro. Anche giocando le missioni di caccia della base, quindi quelle che dovrebbero essere in prima persona, cioè, scusate, in un giocatore solo, impostate con una difficoltà semplice, è comunque difficile portarle a termine da soli. Questo lo confermo. Almeno fino al World. Invece questo l'ho trovato molto molto più facile. Cioè, rispetto al Generation Ultimate, io non so se dopo vi faccio la differenza, ma questo rispetto al Monster Hunter Generation Ultimate e rispetto al Monster Hunter World, questo è molto molto più semplice, molto più semplificato, molto più immediato in tante meccaniche. Allora, sarà il pad al 100%? Non lo so. In realtà non credo. Perché anche muovendo, anche se lo tocco, non, vedi, non si ferma, continua. Poi fa una volta di qua, una volta di là, non credo, ma vediamo. Allora, missione urgente, la furia sta arrivando. Allora, la furia, ragazzi, è una meccanica introdotta con questo Monster Hunter, con Monster Hunter Rise, e ahimè è una rottura di coglioni. Allora, qui noi abbiamo una serie che è la QQ, che lo possiamo fare ma fa abbastanza schifo, c'ha molta affinità ma fa schifo. Poi qui la serie di tuono non la possiamo ancora fare, proprio già non vedi se te fa uguale. In effetti dovrei... Vediamo, probabile. Allora, i giochi dove cazzo ho messi? Dammi il secondo che li pio. Perché, ragazzi, io stavo giocando con questo. Cioè, tanto per far il bimbo minchia, no? Allora. Lo fa uguale anche con i Joy-Con. Io adesso sto utilizzando i Joy-Con e lo fa uguale. Quindi no, non è... Però devo spingerlo questo, dovrà spingerlo. Forse spingendo questo... Vediamo, eh. Tanto sto a premere tutto. Vediamo se ci riesco a capire come si spegne un Joypad. Alla controller. Cambia impugnatura ordine. No, magari se... Ok. Ok, adesso stiamo usando questi qua solo. E vediamo. È il controller, giusto. A posto, grande... Adesso abbiamo scoperto un bug di sto gioco, di sto coso cinese, che si è sposta da solo. Perfetto. Allora, sì, per noi VIP va bene questo Monster Hunter, quindi ora giocherò con questi e non so come me lo trovo perché li trovo scomodini. Allora, io vorrei farvi vedere la Furia, però la Furia è una gran rottura di palle. Vabbè, ve la faccio vedere, eh? Giochiamo con la Furia. Allora, Furia a livello 3 stelle, noi dovremmo essere 4 stelle di grado cacciatore. Info cacciatore. No, meglio il pad anche se c'è leggermente. Baff. In realtà per me è uguale, cioè o giocare così o giocare con pad per me è totalmente indifferente, cioè posso anche mettere il pad ma... Alla fine sì, ma prima devo spegnere se no non funziona mai. Abbiamo trovato un difetto di questo controller, vedi? Grazie al nostro amico Victor abbiamo scoperto un difetto del pad. Allora, nel frattempo io sto cominciando a morire di caldo dentro sta stanza.
troppe fonti di calore. C'è 23 gradi qua dentro, raga. Sto a morire. Allora, e perché ti sei spento, brutto stronzo? Ok, allora. No, dai, io sbaglio sempre a premere. Sai che a me invece non mi dà problemi di lifting. Adesso non lo dà più. Ragazzi, adesso non li dà più. Vabbè, meglio così. Allora, vi voglio far vedere la furia. Viaggio rapido. No, cazzo, viaggio rapido. Ok. Andiamo a far vedere sta furia. La furia è la prima volta che la vedo anch'io, ragazzi, non ho ancora visto la furia. Tuttavia, vi ricordo, se non l'avete già fatto. Ciao a tutti ragazzi, ricordatevi di seguirci sul canale Twitch e non dimenticatevi di iscrivervi al canale Facebook e YouTube. Ok. E questo l'abbiamo fatto. Qui io queste canzoncine mi danno proprio fastidio. Le rame danno proprio. All'urto, intanto io non capisco se l'audio del gioco è basso, perché lo sento molto basso, cioè io in realtà non lo sento per niente. Quindi volevo capire. Sto premendo tutto, raga. Non so pratico che la intendo io. Come vedete non sono proprio pratico pratico. Allora, su, parli troppo. Io ho già capito che è la Furia. La Furia praticamente è un tower defense con orde. Quindi già l'ho capito. Allora io voglio vedere se per sbaglio ho abbassato l'audio del gioco. Option, audio. No, l'audio dovrebbe andare perfetto. Non capisco perché si sente basso. Però. Ordinativo, vabbè, e noi stiamo qui a aspettare. Noi dobbiamo andare qua, no? Allora, forse sono arrivati oltre, faranno da quella parte. Gli ordini dovranno distruggere la fortezza sfondando i cancelli fondamentali per tenere i mostri fuori da Kamura. E tu sei qui per tenere i mostri lontani da cancelli e fuori da Kamura, ma va. Allora, combattiamo contro le orde usando gli strumenti da caccia, dispositivi creati appositamente in vista di questo evento. Quanto chiacchieri! A quanto pare abbiamo molto tempo per prepararci. Vieni, ti spiego come usarli. Che coglioni, Utsushi! Basta, bah, non te voglio sentire, Utsu, me ne frega niente. Oh, parla, come se ne ha parlato fino adesso? Fino adesso non ha parlato il sushi, eh? Ah, dai, rompici i coglioni, su. Ok, per prima cosa prepariamo una balista. Uno dei tanti strumenti, ragazzi. Questi c'erano anche su Monster Hunter World, che c'erano dei frangenti in cui voi dovevate caricare baliste e sparare al quello grosso, non mi ricordo, alla zona Magnanos. Provaci su. Oh, che coglioni, Utsu, mannaggia a me quando ho messo sto coso. Dove devo andare? Ah, dove devo andare? Già mi sono perso. Provaci su, dove? Usa la balista. Sta qui giù la balista. Dove sta la balista? Qui. Utsu, che mi dici dove stanno, per favore, già che ne vedo. Ah, calla giù, ma sa. Da questa parte, come da sta parte, o su del qua. Ah, piattaforma degli strumenti. Allora, spada colpita per in linea retta, può colpire i bersagli lontani, cavalcabile automatico, balista difensiva. Vabbè, noi dobbiamo forse usare. Oh, bene, bene, mi piace sta cosa, mi sto a divertire io adesso, niente. Vabbè, va. Dov'è quello? LUR, scegli la categoria di armi.
Allora dovete per forza. Scusa, LOR, se aiuterarmi di cosa? Sto premendo LOR, ma non mi fa vedere di armi, ragazzi. Mannaggia, a me quando non leggo. Ah, di qua. Allora, guardate 9,5, eh. Ok, questo è 9,5 di multiplayer.it. Perdonatemi, ma li devo citare perché arriva a un certo punto in cui io devi dire. Perché Ciara, perché mi fai mette sopra? Ecco, cioè. A sto punto non me la fa attivare quando sto sopra, fammela attivare solo da qua, no? Che ci vuole? Me la fai attivare dal. Stai zitto su, me la fai attivare da qua perché tanto c'hanno un attivatore. Lo sta qua, ecco. Scusa, invece fammi attivare da qua. Fammi dove me la fai attivare da qui, così non ci vado sopra. Mi fai che devo interagire con sto coso e scegli la balista. Se mo fa da qua, servizio, c'è una balista monta, monta, monente, ponte, pinamo. Dai, vai, vai, su. Spara un colpo, ti è, ecco. Scusa, eh. Ah, so premere. Allora, ah, ma che lo sto facendo? È scemo? Ah, ok, proiettili esplosivi. Cioè, devo finire, insomma. Vabbè. Questa sta più comoda sti mostri, eh? Proiettili di tiro sono questi qua. Che vuol dire di tiro? Potresti aggiungere. Ok. Muoviti, muoviti. Io non ci ho capito un cazzo, quindi andate tranquilli perché tanto non ci ho capito un cazzo. Ah, ok. Così mi attacca al suolo. Smonta la balista. Smonta. Oh, io smonto, ma qui se mi smonta è messa bassa sti imbecille. Bene. Bello. Rimetticela, fammi il favore. Vabbè, abbiamo finito? Mi sto un po' rompendo le pallette io. Su, muovite. Mettici tutto automatico, prima volta. Io non so come funziona, la prima volta che lo faccio, francamente manco mi piace. Mi fa veramente cagare sta modalità. Oh, yeah. Io vengo lì e ti spacco. Preso? Mi fai poco e niente però, amico mio. Dov'è? Ma perché è sparito? Ah, ok, ho respinto il mostro. Ale? Quello è un. Dove sta il lanciatore? Ah, ecco qua. Forse devo attaccare una balista. Io. Che cazzo sto a fare? Madonna, non sbaglio tasto io, però. Bene. Ma perché? Oh, scusa, per cortesia, mi faresti anche muovere, per favore? Ok, tacci tua. E qui per lì là. E se è andato. Ha sbloccato il cannone. Cosa? Insettino, scusa, insetto, vieni qui. Spaccancelli. Aspetta. No, 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 no. Qui, che cacchio ho usato? Cannone? Dove sta il cannone? Vai, vado di cannone, va. Vabbè, comunque, cioè, famo finta che è figo perché. Beh, ha dato un pizzone in faccia, ma l'ha respinto.
Ammazza, lo so fortissimo io. Questo ha imboccato proprio. I cancelli sono ancora intatti, è una barzelletta o su che no, vedi che ci ha buttato su un muro. Te ne sei accorto? No, oh, ora sono due. Ecco. Io dico, no, ma mannaggia. Questo uovo ci è arrivato al cannone sotto. Ok, questo ha finito, se ne va. Solo che l'altro non se ne sta andando. Io sbaglio tasto e mi curo. Ma cazzo è nato? Sì, guarda questo. Proprio fino in fondo è arrivato, grazie. Sono proprio forte a sto gioco io. Cioè questo fa un po' mentre stava dentro casa mi faceva pure la colazione, mi faceva. Mi prepara pure da mangiare, va. Dai, fammi il favore, panzerò. Mori. Aia. Qualcosa mi dice che ho fatto. Che faccio schifo a sta modalità. Sì. Ma io non lo so, ma ste baliste, ma che cazzo ci stanno a fare? E io intanto mi curo random così perché questo proprio dice, mi imbocca questo, proprio dice io, portacci tua, ma pure dal fuoco. Certo che se punti pure un'altra persona, un altro mostro, andiamo bene, ciao. Questo entra proprio. Quanto non mi piace sta modalità, raga, fa proprio schifo. Ok, ritirato. Inoltre sono sempre guidate da un mostro chiamato Grande Minaccia. Le grandi minacce sono i più grandi e forti dei mostri normali, ma se le elimini otterrai come ricompensa molti punti esperienza per la fortezza. Per farlo annienta la Grande Minaccia a capo dell'orda finale. Va bene, ok, andiamo a fare sto coso grosso. L'Arzuros. L'Arzuros è quello blu, com'è? Quello. Ma sa che ho capito qual è? Eh sì, è il pandone quello verde e giallo. Non è che sia tanto difficile la sosta, basta che sto attento che non mi segnali. Ah, se non ho rumore di cacciatore, migliorerà la potenza attacco. Aspetta, buon, fermate. Se viene lanciato un segnale di contrattacco, l'umore dei cacciatori migliorerà e la potenza di attacco aumenterà notevolmente. I segnali di contrattacco si attivano durante la furia o al suono di un gong di contrattacco. Gli effetti del segnale di contrattacco dipendono dal livello della fortezza, quindi più il livello fa cagare e più ci serve a poco. Beh, la Madonna, amico mio, quando cazzo ci ha mandato? Perdona, posso cortesemente mettere qualcosa qui, tipo un cannone, tipo qualcosa. Scusa, vedesti qui? Volevo spararti con qualcosa qua, no? Tipo con un cannone. Però ovviamente il cannone punta avanti e io sto puntando indietro. Volevo fare una prova. Vediamo se. Buono, state buono, panda. Ah, panda affanculo. State buono, su, state calmi, calmate. Ti arrabbia, Madonna, quanto sei fastidioso, panda. Voglio trovare una cosa, voglio trovare. A non più a pizze devo trovare. Liscio. Io lo metto a due fili. Ah, ma proprio non funziona così, va bene. Ho sprecato due insetti filo così. Così, perché te voglio bene. Perché non ha fatto. Volevo provare a legarlo io, vabbè. Cioè qui da ammazzi, qui fai scappare. Prima volta di spinto. Speriamo che sia l'ultima pure. Non si può vedere sta cosa comunque. No, no, che palle ancora. Che palle. Ah, fatemi. Scusate, datemi un secondo. Comunque c'ho la scorciatoia io. Quindi.
Allora, sette pozioni, qui c'è un cannone, qui c'è sta un altro cannone, ecco, qui c'è sta un deficiente che invece andava avanti e indietro, che so io, qui c'è un cannone, qui c'è un cannone, qui c'è... Senti, io voglio mettere qui sopra. Posso? No, non posso. Posso? Ah, ma ci stanno solo quelli, ecco perché, non posso, no. C'è gente sopra. Qui posso? Scusi lei? Ah, che c'è qua? Certo. Ehi, da questa parte inizia a provarti. Dove? Non ti vedo su. Dove stai? Su. Su. Non ti vedo su. Ti fa vedere? Non so dove stai, su. Da sta parte. O su, si te fa vedere, io non so dove stai. Stavate in due, che sta a dire? Io non so dove sta. Questo parla, però non lo vedo. No, aspetta, io voglio capire. Dove cazzo stiamo quello? Ok, qui. Boh, non dirà sulla mappa, però ovviamente io non la guardavo la mappa, perché io so. Perché io sono pro, no? Cazzo, vado a fare la mappa. Ecco qua. Ehi, campionessa, ti ricordi come il livello fortezza aumentava? Come il livello fortezza aumentava prima? T'ho proprio sentito. Man mano che il livello fortezza sale, potrai usare strumenti più forti come l'ammazza draghi. La spada di Berserk, l'ammazza draghi. Per aumentare il livello della fortezza, puoi respingere i mostri, stordirli e usare altri effetti di stato. Scatenati. Ma finiranno pure, perché a me non mi piace questa modalità. Premi A vicino a questa leva per provare l'ammazza d'aria. Premi A di nuovo per attivarla. Ah, fregnala. Un po' di mostri. Poracci. Ancora, ma quanto ci voglio di parlare con sushi però. Lo stammo. Oh, beh. Non so se è andato. Se non mi piace proprio sta modalità. Ah, ok, ecco qua giù. Mi sta dall'urto però su uscire chiacchierà, eh. A volte durante la furia vedrai apparire nella mischia un pro di abitante Kamura. Dai, stavolta è comparso Fugger l'anziano. Chiamalo da questa piattaforma per strumenti. O tieni un pulsante A sugli strumenti per smontarli. Fanculo, su. E chiamiamo Kamura qui. Su, quello, Fugazzo, dove sta? Ah, Fugger, via, dai, a te. Oh, questo sta incazzato, tia, guarda, tia. Si è cagato sotto per far così, però è forte. I mostri insomma mangiano perché puzza di merda, cioè, no, questo è nata, questo sa di cacca, non me lo mangio oggi. Allora, carne cruda forse la cucinerei io, eh. Questo sa di cacca, non è? Io però sento sempre troppo basso l'audio del gioco. Ma allora, oh, seconda volta. Ah, mo sono tre, bene. Mi fa piacere. Vedo un cazzo. Oh la Madonna. Opera tua, Fugen. Puzzi così tanto e se ne sono andati subito? Se è cagato sotto, se è andato Fugen. Solo un attacco mi fa, vabbè. Secondo te all'infinito la libera esplorazione di pianeti con la via.
Quello sta proprio dentro, io un po' di niente, quello spacca, quello è uno spacca barriere, quindi forse potrei ammazzare quello. Nel frattempo mi devo spiegare che cazzo servono i cannoni se non gli sparano. Questo sta proprio a bocca alla grande, capito? Sta modalità mi fa cagare. Te vai facile a farlo entrare. E se c'è i cannoni che non sparano. Questo non solo entra, ma c'era pure il buongiorno domani. Madonna mia. Ok. Ma mi spiegate a che servono sti cannoni se poi non fanno un cazzo? Cioè io metto le armi e poi non sparano. Liscio. Questa è venuta proprio dritto per dritto, capito? Cioè, mi dovete spiegare, no? Che senso c'ha mettersi armi se poi non sparano? Probabilmente c'è qualcosa che devo fare. Comunque non credo, ma dopo ti rispondo, Pilone, mostro un attimo qui a cercare di capire perché sto coso è fatto così, perché questi imboccano tranquillamente, imboccano, mi salutano, se ne vanno e nessuno spara. Non capisco perché. Guarda, qui sì. Quello è andato lì, ha salutato qualcuno e è tornato indietro. E nel frattempo lo può fare tranquillamente perché niente gli sta sparando, non capisco. Scusa. Ah, quello è morto. Che cazzo di volo ho fatto? Oh, ah, ok, ma ho capito perché. Per questo non è il cannone automatico, qui ce l'ho resa io per sparargli. Ma ho capito. Allora, secondo me no, secondo me non c'ha una. Secondo me non c'ha un un'esplorazione libera come in tempo reale dei pianeti. Secondo me no, poi magari mi sbaglio, eh. Senti, io posso attivare sto penetratore dei draghi perché mi hanno un po' tutti i coglioni questi. Cioè, praticamente ho fatto un cazzo. Ah no, lo sto. Credo che lo stavo triturando, credo. Sto coso è talmente contento che mi ha proprio sputato. Io devo perché avevo sentito la voce riguardo. Io credo che se è molto limitato, un po' come Mass Effect Andromeda. Penso che sarà molto limitato, perché dovrebbero fare se non un games as service, tipo, come ti posso spiegare, tipo un Destiny, ecco, tipo un Destiny 2 per capirsi. Guarda questo come va dritto e felice, guarda, ma poi non mi si caga proprio questo. Questo, no vabbè, comunque questa modalità fa schifo, raga, ve lo dico, fa proprio cagare. Poi sto cosa attacca proprio il punto del cancello per buttarlo giù, capito? Mi piace, è fatta male proprio questa modalità, raga. Tanto vorrei a calci in culo quello. Che cazzo è successo? Ah, quello mi mena comunque. Allora, comunque sta telecamera se ne cazzo, ve lo dico. Non capisco che cazzo sta succedendo. Non capisco che cosa stanno facendo sti cosi. Non capisco che cosa. Proprio non capisco che. Non lo so, io meno e basta. Grazie, se lo dici te, io non so manco che ho fatto.
Sì, bravo, con video di intermezzo. Io penso che non tutti i pianeti potranno essere esplorabili. Magari sarà come Destiny, come Destiny, che praticamente solo alcuni pianeti devono spostare, solo in alcuni pianeti predefiniti per prendere secondari. Non credo che ci sarà un'esplorazione open world. Qualche pianeta dove tu vai c'è qualcuno che ti darà qualche secondaria che dovrai andare a fare. Probabilmente saranno sempre le stesse cose viste e riviste, fatte e rifatte, con magari sempre le solite missioni tipo Diablo, no? Tipo gli incarichi di Diablo. Vai lì, ammazza questo, vai lì, uccidi questo, vai lì, prendi a calci in culo quest'altro. Ripetitive, magari sono quelle 50 missioni, 50 secondarie che si ripetono. E magari ti danno, non so, miglioramenti d'armatura, di vernice, ste cazzatelle qua, secondo me. Allora, se non l'avete fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, sempre chiamato Radare Nerd, in quanto siamo già 201 iscritti, vi ringrazio perché non pensavo di arrivare a tanto. Se non l'avete fatto, seguiteci qui su Radare Nerd, followateci anche qui, su questo canale, perché c'è sta comunque la fonte. Sì, leggevo fonti sicure uscite a novembre, ma non lo so, perché tu ricordati che a fine anno dovrà uscire pure un titolo come Diablo 2 Remastered, Diablo 2 Resurrected. Che è sto coso? Questo è il Magna Malo. Questo è il Mag ragazzi, io ne andrei. Ma proprio, ma quanto è bello! Sciatetori a piedi e sti cosi, che questi ti stanno a far culo. Figurate quello che ti faccio io se vengo, mi ha detto. Oh, mi ha detto, piede questo, te lo regalo, allenate ancora con questo, che mo arrivo io. No, 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 non famo scherzi. Vai via, Magra. Ragazzi, te ne devi andare a far culo. Ah, sono due ragazzini, perché. Beh, brava, capito l'andazzo, ritiratela. Che è la stessa cosa che farò io, perché il Magna Malo non credo che lo ucciderò. Ecco, io lo sapevo, a me si ingula. No, che. Madò, ci ha fatto la cedetta, ci ha fatto. Ma che bello sto Magna. Guarda questo. E quello fa il mago se dà. Le gambe da un culo, io ne vado. Quello ha detto: ragazzi, state bene così. Ciao, le gambe, saluto. L'Azulos ha detto: se avete fatto un cazzo a voi, vi arrivava a voi. Sempre a parlare insieme alla furia. E comunque, siccome non per cazzo, io ho sentito questi quattro cosi che parlano. Stavo leggendo delle recensioni oggi mentre stavo a scrivere la recensione di sto gioco, perché, ripeto, io mi ricordo che ho iniziato a giocare a Monster Hunter, a parte il primo su PlayStation 2, ma poi ho iniziato a giocare con Marco in LAN in PSP a Monster Hunter Portable. Monster Hunter Second Portable, mi pare che si chiamava, o Freedom Unite. Mi pare che il nome poi europeo è stato Monster Hunter Freedom Unite. Noi giocavamo a quello in LAN, cioè con la PSP, che ancora c'ho là, c'ho ancora anche la PSP. Giocavamo in collegamento wireless, tra virgolette, perché è più Bluetooth, perché la PSP usava, se non sbaglio, più un collegamento diretto che Wi-Fi. E quindi, ragazzi, ho giocato abbastanza a Monster Hunter, conosco bene Monster Hunter e leggevo proprio lo spirito di un Monster Hunter. Non è la trama, cioè non esiste trama, o meglio, diciamo che una sorta di trama è stata inserita sul World, ma prima i Monster Hunter erano, per l'appunto, come ho detto io l'altro ieri sera, nell'ultima live, era un gioco di caccia. Cioè io entro nel gioco, mi unisco a una partita online per quanto riguarda le ultime versioni, mi unisco in una partita online e vado a cacciare dei mostri, ma non c'era una storia dietro, una trama da seguire o qualcosa fa. E leggevo anche che l'indicazione delle missioni, come si dice, delle missioni principali,
per passare a livello cacciatore successivo, è stato introdotto adesso perché prima non c'era. Fatto un po' schifo. Allora, qui che cos'è sta roba? Buono difensore. Non ho idea a che servono, ma l'ho trovato pure sugli altri Monster Hunter. Dicevo, il fatto che loro vindichi, che lui vindichi il gioco di per sé, quali sono le missioni principali per sbloccare il successivo grado cacciatore, è stata inserita qui. Mi pare, forse sul World pure, non so, non do la certezza, ma per quanto riguarda la saga, tra virgolette, principale, quindi mi riferisco a quella, togliendo il World, raga, io il World lo considero un'altra cosa. Raga, io il World lo considero come se fosse un gioco staccato dal Monster Hunter, perché ha introdotto tante cose diverse che poi sono state recuperate per questo, e anche recuperate bene, devo dire la verità. Però io il World non riesco proprio a concepirlo come Monster Hunter. È un deficit mio, sono sincero. Però sai, trama, troppi filmati, molto più romanzato come gioco, troppa trama, troppi dialoghi, troppe cose dietro, cosa che Monster Hunter non era così. Per l'appunto una sorta di trama la introduce il World, perché prima Monster Hunter era un gioco di caccia, appunto. Un po' come poteva essere quello che giocavate, che di caccia dovevano ammassallarci, mi ricordo anche come si chiama. Ok, allora. Ok, andiamo alla tecnica speciale, mi allarmi, saremo più possibilità di sconfiggere la furia. Andiamo super furia. Sfrutta i materiali. Ok, andiamo a fare un mosso normale perché se no mi addormento. Ah, intanto vediamo sulla forgia se abbiamo la possibilità di qualcosa da prendere. Allora. Armi. Doppio lame. Allora, possiamo fare la serie Kamura, che ce l'ho poi la serie Kamura. Ce l'ho, però non lo possiamo potenziare, fa cagare. Poi, serie minerale, mi pare che ce l'abbiamo, ma non possiamo potenziarlo. Ma mi addormento, io sono sicuro. Serie Acnosom è quella che abbiamo. Questo qui è l'Acnosom. Serie Kulu Yat-Ku non è malvagia, però non, a parte l'affinità, non c'è altro di buono. Già questo ce l'ha comunque anche 10%, 10 danni di elemento fuoco, già qualcosa. Qui non c'è solo il 15% d'affinità, che vuol dire che se si consuma più lentamente, da quello che ho capito. Qui abbiamo quello, qui abbiamo tanti che non faremo mai. Allora, sei rosso, abbiamo questo qui da 120, però non mi piace per niente, fa 120 danni ma non c'ha nulla. E poi potremmo pure far così direttamente. Migliorie, niente, ok. Allora, andiamo un po' potenziarmi, che ci dice abilità furia. Sì, c'hai ragione te. Io voglio che sia questa, posso? Bonus attacco o bonus fuoco? Io preferisco l'attacco, perché se vado a finire, se vado ad attaccare mostri di elemento fuoco di per sé, può essere che comunque tutto il 114 di danno non glielo faccio, quindi potenziamo questo e vaffanculo. Allora, armature, forgiano, vediamo un po' che ce l'ha di buono. Allora, il culo fa cagare. L'Acnosom è questo, il Terra Landon. Io non mi spingerei a migliorare chissà quanto l'armatura, in quanto tanto alla fine dovremmo fare armature migliori. Quindi questa difesa 18, il mio 16. Per 2 punti non mi spingerei a rompermi il cazzo a fare 70 volte Terra Nadon. Terra Nadon? Come cazzo, che nomi però, eh? Terra
Terra Natom. Stai bene lì, Terra? Allora, qui ci devo parlare un po' di gente. Facciamo questa che vuole. Prima che mi addormento, magari. Ehi, ma siccome posso darti qualcosa? Dammi un po' quello che ti pare. Mi sono esercitato tantissimo per dire bene il nome Veste delle Buone Nuove. Metti dal tuo cucù, ma io so manco che è sto cucufo. Cucufufufu. Ti porterà fortuna. Sì, ok. Sì, però io cucufufo non so manco come se lo sta. Cioè, io sto fufufu, non so manco che cazzo è. Allora, dovrebbe essere un compagno, dovrebbe essere sto coso qua. Dovrebbe essere un compagno, quindi. Perché ovviamente mentre mi spiegavano cos'era e come si usava, io stavo a guardare un'altra parte come il mio solito. Odio, odio, odio i tutorial lenti, li odio, io odio. Che volevo questo? Dai, ritardi. Ho addormento io. Vola con un max insetto filo, vola, strilla un altro po' e faccio volare a te. Allora. Allora, mi pare che qui c'era per l'area compagna. Vediamo se qui ci dicono che è con Vufufo lì. Mi hanno accennato qualcosa all'inizio del gioco, ma io ovviamente stavo a fare tutt'altro, cioè stavo proprio, io stavo a contare i fiorellini perché i tutorial mi rompono troppo le scatole. Qui tutti che mi vanno a parlare, ottimo, dai, sentiamo. Sì, trova compagni, dai. Da quanto gli altri, senti, cioè, sto gioco mi sta a farmi il sonno, raga. E non è bello. Non so se è bello che mi rilassa o non è bello che mi sta a farmi il sonno. Sta musichetta, no, raga, sta musichetta da feudo giapponese sotto, con queste gnagnarelle. Ah, Allah, oh. Madonna mia. Sta un po' di casa russo, se mi vedete così potete pure chiudere la live per dire mi sono addormentato. Hai un momento per favore, questa gnagnarella voglio a momenti. Ho un cliente interessato a acquistare specialità di Kamura, ma perché esce da sola? Consegna te l'Hunter Farber, consegna te Barcon Kill. Oh, vabbè. Dalla mia zampa alla tua tasca. Che me lo caga in tasca, me lo caga. Ehi, ma se io, ma grazie di portare sempre a caccia con te i compagni. Vorrei offrirti un dono di ringraziamento da parte di tutti i compagni. Continua così. Pure voi continuate così, ma addormento proprio. Finito? Oh, io sto cufufo. Che angoscia sto coso. Io sto cufufo, non so che è. Ma non solo. Tempio per. Lo devo rompere. Io non so che ce lo fa col cufufo. Vabbè, poi lo leggeremo, a me è male sta a perdere. Voglio uccidere, non. I gufi usatevi voi. E che palle. Lucerto pietra. Fai una foto. Da quando qua. Sciostri. Da quando qua c'ho pure la magnetta fotografica, raga. Allora, come si faceva? Io mi ricordo che c'era il modo di mettere la magnetta. Boni, sto prima tutto. Io voglio accendere a modo di mettere la magnetta fotografica.
Ma sì, spariamo frasi a cazzo, tanto. C'era il modo di Omano spiegare all'inizio, eccola. Allora, comandi visuale, aggancio, tipo 1, normale, non è che mi spieghi anche i tasti, vero? Ok. Scatto, scambiano, scambiare, pulsante A, ok. Era tipo con questo? Fotocamera, cacca. Oh, ecco che è gufufo. No, non è così. Ok, mo ho capito come si usa sto gufufo. Come io metto il vestitino? Coccola, meno mascotti X. Ah, coso, mi hanno dato il vestito per te. Tiè, madonna mia. Se non mi vanno a fanculo è perché mi vuole bene. Nero, nero. È il corpo, però. Ah, ma posso cambiare solo il colore di questo. Senti, perché non facciamo tipo. Ma è sempre rosso. Cioè. Oh, scusate, io voglio sapere una cosa. Ma che cambia? Cioè, che cosa sta cambiando? Raga, il contorno, ma non mi pare. Non cambia un cazzo. Vabbè, cambia tutto. Cambia tutto, che vuol dire? Vabbè. Che poi siamo a fanculotto, raga, voglio dire. Cambia. No, dai da mangiare, dai fanculo, magna. Oh, conto. A me cagasse un braccio, dai fanculo, fammi il favore. Ma a me mi guardi così, ma vai via. Sciò, possa via, mi cagasse una mano. Vai. Sciò, vai, attava. Vatti a fare una passeggiata, Gufu, che se no mi caghi su un braccio. Oddio, sì, rischio che mi caghi in testa, però. Allora, vediamo che ci dice sta tizia. Ehi, ma sei Yume, avrai un braccio. Stavo a farmi cagare su un braccio da un gufo. Col mal gramato, la furia. Ma se stiamo uniti possiamo affrontare qualsiasi minaccia. Non dobbiamo perdere le speranze. Al momento non sappiamo dove si trova il mal gramato. Procediamo con cautela. Ma tanto te lo qua, ci trova lui. Hai ancora delle missioni 3 stelle da completare, che ne dici di occuparti nel frattempo? Perché non ti fai i cazzi tua? Io me lo riposo. Allora, missioni villaggio. Allora, qui abbiamo missioni chiave completate, però io li potrei fare tutti. Solo che, ragazzi, sapete quanto voglio cagare il cazzo a vedere a me che vado a raccogliere i zatteramberi o vado a piare i funghi e le chiappe? Tre lingue di popo. Adesso. Andiamo sul tema. Allora, missioni chiave completate 2 su 4, quindi dobbiamo farci un bar. Oddio, il Barlot è bello ignorante. Però Ludolf mi sa che è pure peggio. Il Kerzuan. Cioè, manca la missione principale, figuratevi. Qui mi dice missione di rifornimento fatta, però devo parlare con qualcuno. Chi è che mi rompeva il cazzo questa missione di rifornimento? Scusate. Ovviamente io non so dove sta la mappa. Ci deve essere modo di mettere la mappa lì. E lo troveremo. Ok, col viaggio rapido. Allora, alloggi. Aria preparata di base di caccia. Andiamo a vedere qui che vanno. Allora. Che vuoi? Non abbiamo mai migliorato la nostra attrezzatura. Io ovviamente vado a mangiare perché sono stronzo. Noi dango. Vabbè, bravo. Avviare scambio. Volo demoniaco mio, finalmente, cazzo, è ora. Lo voglio, non più coglioni. Cagare il cazzo. Sì, voglio una. Dove stanno? Voglio quello. Dai, dimmi quello che mi devi dire. No, non mi frega un cazzo.
Dai, 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 voglio il volo demoniaco, su. Dai, bravi, avete finito di chiacchierare? Dove sta a casa mia? Voglio andare a casa. Voglio andare a casa e voglio mettere. E voglio mettere il volo, il coso. A vita a scambio, sì. Fuga. La volo. Attacco di subito, non ficcando entrambi. Beh, non so cosa. Attacco seguito. Allora, la furia demoniaca è quando io premo, lui si incazza e diventa tipo rosso. E vabbè. Però non è il volo demoniaco quello che volevo io. Era il saltacco con. Sì, arrivo, arrivo, che coglione, tutte c'hanno voglia parlare. Ok, finito. Attendere. Ma perché vuoi ancora parlare? Perché c'è tutta sta voglia di chiacchierare sti cosi? Che vuoi? Adesso sono venuto. E dove c'ho compagni? Vabbè, vabbè. Vabbè, va. Ah, finito. Voglio ammazzare qualcosa. Tutti che hanno sta voglia di chiacchierare, no? Ehi, prendi questo da lontano, ehi, via questo, e modi a qua. Sì, ce l'ho le sfere armature, dai, che vuoi, su. Io non volevo connessi a queste, che fanno schifo. Ah, ma è lo stesso di prima, solo che questo qui è un altro. Lega. Questo c'è un altro però. No, c'è un altro, che cazzo sto di. E li posso migliorare, ma a me non mi interessa migliorare, non voglio migliorare queste quattro cose che ho. Sì, bra, bra. Bra, bra, io voglio andare a fare missioni, bra. Finito? Ingresso base caccia. Oh, ora ho parlato con mezzo villaggio, posso andare a uccidere qualcuno? Ah, però lui mi dice, missioni chiave, una stella rimanenti 4. Ma non mi pare. Perché l'ho finita? Ah, missioni chiave, però quelle mi sa del. Queste pure le ho finite, ok. Allora, Barrot è bello ignorante. Il Gran Voggi l'abbiamo fatto. Senti, io farei il Gran Voggi, va. Poi dopo vi faccio vedere più che il Barrot, voglio far vedere il Kelso. Il Barrot è un po' più tosto. Tu. Il Barrot è un po' più ignorante. Comunque, ragazzi. Libidine! Doppia libidine! Non so perché si sente basso il volume del gioco e devo stare attento, non faccio altistaudio La Madonna! che se no si sentono a cannone. Devo capire, ogni volta che spengo e accendo il computer c'è qualcosa di diverso dalla volta precedente. Devo ancora riuscire a capire perché in realtà. Ancora mi ci devo dare un'occhiata. Allora, che palle ste gnagnarelle. Esempio così l'audio del gioco non lo sento manco. Non so se voi lo sentite l'audio del gioco, io non lo sento proprio così. Non so perché. Mi sfugge l'arcano motivo per cui io non sento l'audio del gioco mentre sto giocando. Mi sfugge proprio. Non ho idea. Allora, comunque, noi qui abbiamo una bella mappa da scoprire. Allora, questi qua io li ucciderei
per un solo motivo. Perché sono sicuro che ci danno una cosina. Io sono sicuro che ci danno una bella cosina questi. Slug tot. No, non ce l'hanno la cosina che dicevo io. No, non ce l'hanno quello che volevo. Pensavo ci dessero la ciccia. Invece ci danno l'olio del slatto, non voglio sapere da dove sto io perché preferisco non sapere certe cose. Allora, un'altra cosa che hanno migliorato è che io premendo una volta, lui dà una picconata e prende tutto il materiale che può prendere da quella fonte. Mentre nei mostri altri precedenti io dovevo premere, per prendere quattro materiali dovevo premere quattro volte. Stessa cosa per l'erba che non prendo perché è soporifero, non ci faccio una sega. Nel frattempo lui già ci ha indicato che qui c'è il nostro amico. Questa mappa io già me la ricordo da qualche parte, vi dico anche dove. Per l'appunto sono mostre uguali identiche a una mappa di un altro capitolo di Monster Hunter. Ma io non ho preso come abilità quell'altra? O sono deficiente e non l'ho attivata? Il che è molto probabile, sia un coglione. Comunque, vedevo che. Ah, eccolo, vedi? Ah, lo fa lo zompone. Un po' quando gli pare, però lo fa. Allora, vedevo nel precedente Monster Hunter, per esempio, ho notato sul World, e se non sbaglio anche sul Generation Ultimate, che i mostri comunque si feriscono, o quantomeno. Non dico che gli tagli i pezzi, ma quantomeno li ferisco, cosa che su questo non succede. Cioè, mi sembra che non li vedo che si feriscono mentre gioco. Cioè, non li vedo feriti, cioè, si vedono stancati, quello sì, ma non li vedo che vengono feriti mentre. Poi è troppo frequente sta cosa che posso usare gli altri, cioè posso usare altri mostri per attaccare quelli. È troppo frequente, cioè succede troppo frequentemente. E sì, è una meccanica bella, perché è bello vedere che posso utilizzare tanto se ha rosicato, ma ha tirato per terra questo. Liscio! E lui invece mi ha preso, fammi culà. Un pesce che vola, io voglio capire, ma sto coso che vola, che sarebbe? Che vola e scureggia poi. Allora, ci fa vedere esattamente dove è andato. No, l'audio del gioco non si sente, infatti ho pensato anche io prima. Purtroppo non. Cioè, per far sentire il gioco dovevi metterlo così. E non so perché. Tu così lo senti basso, infatti. Cioè, adesso lo senti, però si sente basso. C'è un problema con l'uscita audio che probabilmente lo devo controllare. Ah, ma vedi, ragazzi, mi ha praticamente messa la diva avvelenata. Paloroso, cioè già arriva la frutta questa, cavolo, lo vedo proprio, sta a morire proprio, questo è morto,
Allora, sa. Sì, adesso è ok, ma lo devo alzare sopra un volume che gli altri giochi non succede, quindi devo capire il perché. Perché devo alzare il volume di più. Se adesso lo mettessi in gioco del PC, tu sentiresti il volume, levati te, sentiresti il volume del gioco alto quanto la mia voce. Invece in questo caso, dai, muori per favore, su, dai. Perché mi devi scarabrare, mortacci tuoi? Io non c'ho manca antidoto. Oddio, non è questo qui, è il deodorante? No. Il deodorante non leva lo status. Vabbè. Ecco l'antidoto. Tanto lo stronzo ci vuole uccidere, eh? E se non soltanto ci riesce pure. Vabbè, ma se è stronzo, mi ci è buttato proprio sopra. Senti, io. Ah, aia, aia, aia. Aia, aia, aia. Guarda, guarda il fiorignotta. Lo facevo un po' più facile questo in realtà. Invece mi sta proprio a rompere i coglioni, mi sta a rompere. La devi fare. Liscio, 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 io ho fatto aria, io ho fatto, raga. Sei appresa con quel pesce, perché? Oh! Sta a sappia con quel coso, ma ti stai fermo un attimo che ti voglio ammazzare. Che palle. Quasi un modo, perché io lo so, ma finché modo, perché sto stronzo mi sta avvelenando. Merda. Devi da morire. Ecco, perché ho fatto. Ok, è morto, eh. Non so che ho fatto, ma è morto. Ottimo, anche l'amplificatore. Il problema è che col mixer non so come. Cioè, non so perché sta a fare sta cosa. Non vorrei aver sgargarellato con qualche spinotto. Ma non credo però. Pure l'audio viene dalla vermedia, quindi a meno che non è la vermedia che c'è l'audio basso, ma non credo. Eh sì. L'audio è questo, quindi boh. Vabbè, dovrò regolarlo. Ma va bene così, lascio sto livello, anche se un po' me da rogna, perché se io adesso metto un file audio. La Madonna! Ok, forse ho capito. Perfetto, adesso dovreste sentire. La Madonna! Allora, devo mettere delle etichette. Tanto vostro dito lo so. Devo mettere delle etichette sul mixer per vedere gioco, PC e microfono. Cioè, il microfono lo so perché vedo qual è l'attacco del PC, solo che mi confondo tra le uscite dell'audio, che in questo caso sta arrivando da lì, quindi è questo. E lo posso mettere a metà. E questo lo posso mettere così. Allora, vediamo quello che è successo. Armi, doppia lame, vediamo se c'è qualcosa da poter potenziare questa. Questa col Broggy. Il Broggy ci serve la pelle che non ci abbiamo. E la Magalite che non ci abbiamo. Il Broggy è figo, sono tipo pistole pure.
L'esperato, figo. E 90-10 vedendo fa un po' schifo. Poi vediamo sotto se ci ha sbloccato qualcosa. Allora, io in realtà vi dirò che c'ho le, sull'altro c'ho la città fumanti, che so del, non mi ricordo che so, però so armi un po' più avanzate, tipo rossa se non mi sbaglio. Allora, ancora niente, eh? No, allora andiamo alle armature se abbiamo qualcosa da poter fare. Sempre le stesse. Migliore armatura, non voglio spendere gemme. Potenzia armi, abilità furia, no, sempre lo stesso. Ok, allora missioni rimanenti 1. Allora andiamo a fare. Allora io non so se fa vedere il Barlot, ma il Barlot è un po' rognoso perché è corazzato. Il Barlot è un po' rotto dei coglioni. Oppure fa vedere il Ludrot. Il Ludrot è, oddio, questo è velenoso, però questo è velenoso e comincia a scivolare a mezza palude per colpirvi, mentre il Barlot vi punta con la capoccia. Questo vuole dire due portà, se il Ludrot o il Barlot, perché alla fine sono tutte e due un po' tutte dei coglioni, però fra i due è più bello il Barlot, il Ludrot, scusate, il Ludrot per me è più carino. Ah, intanto fammi una qualche pozione, allora, io al solito parto senza. Dammi le 5 che mi mancano. Nel frattempo io devo vendere un po' di roba, tipo le bacche. Maledetto regalo, via. Ok. Ok. Magari avercelo un amiibo. Raga, l'amiibo c'è sta, l'amiibo del del Magna Malo che davano insieme al, no, aspetta, prima fammi la, che davano insieme al alla Collector Edition, al Limited Edition, e quell'amiibo mo so stanno a far pagare tipo 70 euro. Io non so se, lo cazzo se no a magna. Qua diciamo che ho ascoltato quando si mangiava. Qua se voglio mangiare. Non posso mangiare. Mensa. Allora, mangia pasto. Paga in denaro. Paga in denaro, cioè siamo ricchi. Ordina tango preferito. Ordina tango. Allora. Allora, il Ludrot de palude dovrebbe essere. No, ti dà lo status acquatico. Lo status d'acqua. L'acqua ti appesantisce e ti fa ridurre la stamina, se non mi sbaglio. O perlomeno così era quello del Monster Hunter Generation Ultimate, che ci ha fatto smadonnare un poco con Marco. Quindi facciamo, lavorate qua, porto aumenta il numero di oggetti, no, potenza attacco se usi zesta esibizionista, no, riduce con sua resistenza quando si corre su una parete, aumenta i danni inflitti dai cunai, coltelli, ma sa, fa un po' cagare questa cosa, eh? Accede l'affidamento dell'arma, che non sarebbe male. Ok, facciamo questo qua, poi. Oddio, Ludrot è tutto di carne, quindi non credo che ci dia via i colpi. Questo sarebbe buono perché ci fa scivolare, porti luci da subito, va bene così. Ordina, vai, faccio mangiare. Sì, ma te prego, faccio, non ti canzoncine del cazzo, no. Allora, vai, partenza. Ora vediamo come hanno cambiato sto Ludrot, vai. Ma nel frattempo, ciao a tutti ragazzi, ricordatevi di seguirci sul canale Twitch e non dimenticatevi di iscrivervi al canale Facebook e YouTube. Allora, vi dico subito che
in serata dovrei finire di scrivere la recensione di questo Constante Rice e penso domani o dopodomani, un paio di giorni, quanto mi faranno al cazzo quando cantano. Entro un paio di giorni dovreste vederla sul canale YouTube. Sul canale YouTube dove stanno arrivando delle serie, purtroppo sto saltando una puntata di Rick and Morty 2 perché mi sono accorto che l'avevo registrata ma mi era venuta male, quindi recapito, dico sinceramente, dovrei o tornare indietro perché è un pezzetto mancante, era, o dovrei tornare indietro e registrarla o cominciare lì e fa non farvi vedere il pezzetto mancante, quindi io mi sono trovato un po' in difficoltà un attimo. Nel frattempo qui noi abbiamo sempre la storia mappa, andiamo alla cassa scorta a prendere qualcosina. Visto che ci stiamo senza indugio, con segugio, ci ha dato la carne. Scusa, eh? Ah, no, è un'esca. Pensavo ci ha dato la carne cruda io. Senza indugio, con segugio, andiamo a trovare sto coso. Intanto ci vediamo se qualche pescetto che ci dà qualche status in più. No, questo no. Ci sono dei piscini colorati che danno di status. Intanto già lo vedo sulla mappa io, Ludrot. Che poi non è Ludot, quello lì è il fanculo di prima. Questi sono funghi velenosi che non ci facciamo un cazzo, dovevo leggere prima. Allora, voglio andare direttamente dal Ludot. Il Ludot, ragazzi, ve lo dico, è. Che è quel coso? Ma che è sto coso? Vieni con me, vieni. Qui che c'è? Oggetto speciale. Vabbè, pigliate, che te devo dire. Non so che cosa serve, oggetto punto. Eccola. Allora, questo è un po' una gran rottura di palle. Ora vi faccio vedere perché. Perché questo gran figlio della ballerina di danza classica, che c'è qua? Oh. Ha cagato e sto a raccogliere la sua cacca, buono. Questo grande figlio di qualcosa non meglio specificato, vi faccio vedere come attacca. E raga, vi assicuro che è una grande rottura di palle il loro, ve lo posso di. Guardate, eh. Ma fai scappi? Ma dai! Cioè, quelli hanno fatto proprio coglione sto loro, proprio un cagarello. È un cagarello questo Ludrot, ragazzi, è nato, sì, lassù si è nato Ludrot, ma davvero stai a fa'? Ma sul serio? Aspetta, ok, ma davvero stai a fa'? Cioè, lassù devo arrivare io Ludrot? No, devo passare qua, spero. No, ma che. Voglio vedere se davvero si vanno al di su, perché a questo punto mi ha dubbio. Ma da quando cazzo ho affitto? Ma dai, se sì, buonanotte, questo fa che è uscito contro Sauzer, che devo portare la punta della piramide fino a su e poi mi dia una lancia e mi ammazza. Alla fine che fa sciù. E comunque non è considerato spoiler, raga. Cioè, parliamo del campionato di 30 anni fa. Quindi se ne avete visto che sputo dentro l'occhio, io non so qui dove andiamo a finire. Però io direi che è meglio continuare. E no, devo fare questa qua. Praticamente sul Kenshiro ci sta Shu, quello cieco. Non so che cazzo sto a piaio. C'è sta Shu, il tizio cieco. Liscio. C'è sta Shu, il tizio cieco che viene preso da Sauser per portare. Praticamente lo costringe a portare la punta della piramide lungo tutta la piramide in alto, a piedi, caricandosela sulla spalla. E quando arriva su. Che succede? Sauser tira una lancia e trafigge Shu facendolo schiacciare e morì sotto quel coso, sotto il peso della punta della piramide. Nel frattempo sta andando tu da qualsiasi parte, tranne che dove sta lui. Infatti, guardate come scivola via. Io lì ci posso andare. È un grazie al cazzo. No, vabbè.
Ok, ho capito come funziona. Per esempio, mi sto a parlare di Shure di Renshiro, quindi. Cioè, non ditemi che è spoiler che be meno. Che poi Shu c'aveva gli. Shu non. Kenshiro non c'aveva effetto, i suoi punti di pressione contro Shu. No, contro Shu, contro Souser non avevano effetto. Non avevano effetto perché Souser aveva praticamente il cuore dalla parte opposta, quindi c'aveva i punti di pressione invertiti. Quindi Kenshiro quando andava a premere non faceva un cazzo. Che spettacolo quando l'ho visto la prima volta che. Ken cercava di colpirlo e non succedeva niente, Souser rideva, io dicevo, ma come fanno? Perché Ken non riesce ad ucciderlo? Perché il mio eroe Kenshiro non riesce a uccidere Souser? Perché c'aveva i punti segreti invertiti, i punti di pressione invertiti, il paraculaccio. No, ma che davvero? Ci arrivo? Ma sa di no. Ok, ma sì. Aludot, se ti risposti giuro che cambio gioco, eh. Eccolo. Io uso poco furbo perché posso usare il canine per essere più veloce, invece no, io vado a piedi, io ho sta cosa che i giochi mi devo fare a piedi, che me la devo far passare sta abitudine. Tanto non ho capito se stanno a menà o stanno a giocare a carte sti due. O stanno a fare un chiappadella perché non si muovono. Cioè i due mostri si stanno. Non so se stanno a lasciare il numero del cellulare, non so quello. Ok. Uno si è allontanato, ora si avvicinano. Stanno a fare amicizia, che cazzo? Però non fate tanto amicizia perché io vorrei ammazzarlo quello. Cioè. Tu fatti i cazzi tuoi, ecco. Dai, beh, bravo, 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 fa così. Così lo cavalco e te faccio menà. Questa è una cosa che succede troppo spesso, come ho già fatto vedere. È una cosa che a me succede troppo spesso, succede. Quando gli faccio pochissimi danni a Ludrot con questo. Ok, ma questo se scassa se ne scappa perché. Ma io volevo meno all'Udrot, amico mio! Questo si inghezza! Ok, ma mi inghezzo io l'Udrot! Ecco! Ma io ti conosco l'Udrot, ormai ti conosco, e poi quasi tutti vanno affrontati standogli alle spalle, io so, mi sputi, mo fai la scivolata. Liscio, liscio, liscio. Io ormai ti conosco, signor Ludrot, ma che te vedi? Ti ho ammazzato un sacco di volte a te, però ancora mi faccio colpire. Ok, adesso come vedete c'avevo ragione io, lui mi dà un effetto pesante, bagnato d'acqua, e praticamente mi si è consumato più la stamina. Oltretutto ho pure una capocciata così, perché non è bene. Non è che sia tanto facile il Ludrot, però vedo, eh. Vieni qua Ludot, ti ho rotto qualcosa? Ora ti faccio io che te rompo. Madonna! Bello sto colpo, però lo fa da solo, non mi piace sta cosa. Scappa signor Ludot. Sta scappando? Allora mi pare che per levarmi lo status così, forse dovevo star fermo un po'? No, non era questo, o sì? C'era, non mi ricordo, uno status, un malus che non mi ricordo che era, che bastava stare un attimo fermi, fermi e te se toglieva. Non mi ricordo che status era però, se era questo oppure no. In realtà non mi ricordo neanche, cioè non so spiegarmi questa
quel simbolo, quelle freccette tipo Sony Vegas Pro al centro della mia energia. Non ho capito se quando arriva meno di lì faccio più danni, mi incazzo, modo di infartino, non so che sarebbe a indicare. Tanto io direi di aumentarci un po' la stamina. Ok. Signor Ludolot, qui abbiamo finito. Che terreni, ma secondo te io finisco qui liscio, liscio, liscio. Ok, io scappo. Madonna. Non mi piace tanto però perché. Allora, sui vecchi mostranti, un po' dico vecchi, ma mi riferisco pure a quello del, semplicemente a quello che. Magari mi riferisco anche soltanto al mostrante, a quello Generation Ultimate. La capriola per saltargli in testa la facevo io premendo X, che era un'abilità che c'hai con le doppie lame, che sblocchi proprio il tempo. In questo caso lo fa da solo, vedo. Oh, gli si tagliano i pezzi, sono proprio contento, ragazzi. Cioè, proprio di quello parlavo, del fatto che non si tagliavano i pezzi ai. Ah, tanto direi che è il caso di un po' di energia perché vedo che io capisco tutto, ma questo ci sta un po' a rompere i coglioni. Poi voglio prendere il pezzo di coda perché non vorrei che poi mi sparisce. Scusa, Ludot, ti devi dare palle poi per la coda? Grazie. Guarda, me l'hai caricato talmente tanto, talmente lento che l'avevo capito mezz'ora prima che sarei arrivato là. L'arma mi fa tic e toc su. Vediamo se faccio in tempo. No, che stronzo proprio adesso. Ci ha proprio preso in corsa per venire manco là. Adesso gliela faccio, no. Ora mi ricarica. 3 e 4. Forse ho fatto in tempo. Sci tua. Adesso arrivo e ti taglio pure l'ultima cosa che non ti ho tagliato. Oh, comunque una cosa è rimasta invariata, che quando questi stanno per morire sono più forti, si incazzano di più. Quando stanno per morire diventano un po' più stronzi i mostri, giustamente. Ah, tu, no, mortacci tua 3 volte colpito, figlio di puttana. Finito? Tutto sto catarro c'hai, signor Ludo? Te lo faccio passare io, te do io la pasticchietta, via. Fa male? Stai a morire? Stai a morire, vuoi pure scappare, vuoi? Eh sì, scappa. Non c'è una parte rotta di qualcosa? E non è una battuta, ragazzi. Io ho rotto qualcosa. No, parte rotta non la raccolgo. Vabbè. Allora, riprendiamoci la stamina. Mazza, si è bevuta a memoria all'Utrot, raga.
Allora, se tanto mi dà tanto, ogni mostro ha poi il suo nido dove recuperare l'energia. E Ludot, ecco qua, infatti. Sai che te dico, io mi incazzo e ti faccio male, Ludot. E ti sfondo, Ludot. Ai 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 ai, oh boh, non state calmo, Ludot, che te incazzi così. Comunque è molto più difficile dell'attimo stanotte, raga. Io vi dico di fare il paragone con un altro Monster Hunter che possa essere Generation Ultimate, ma lo stesso Monster Hunter World, se andate a vedere, è leggermente più difficile. Ah, nel frattempo io ho visto qui, ok, ho visto bene i resti di ossa che a volte ci si trovano delle ossa molto, c'è qualcosa tipo minerali, forse qui dietro? Altre ossa? No. Io pensavo di trovarci pure, eccoli. Dai, via, fai. Ammazza, che cagate che ho preso. Qui che c'è? Affacuccolo. Allora. Io direi di fare un'altra piccola caccia e dopo di chiudere la live, ragazzi, per non mandarla troppo per le lunghe. E vi ricordo, se non l'avete fatto, di iscrivervi al nostro canale di YouTube, la Tana di Nerd, dove portiamo delle serie, dove porto delle recensioni, dove porto tutto ciò che non è live. E restate comunque su questo canale a osservarci, perché per qua. Per qua, qui porterò le live. Allora, tocca andare a cercare Amon. Un'altra volta. Parla con Amon, il falco qua. Sei qui e se te lo devo pure il culo. Hai sentito parlare di Bishatan, una bestia zannuta con una grossa coda e dei movimenti imprevedibili. Sta attaccando in qualche razza di linea sacra. È stata creata una missione urgente per cacciarlo. Oh, va a fanculo un po'. Ma hai sentito, il cane piagna. Allora, andiamo a vedere sto bisciato. Andiamo, intanto vediamo se l'amico qui ci può fare qualche arma gagliarda. Proprio anche no. Che palle! Niente, oh, non sta a costare, no, non che facciano cagare perché sono proprio forti le armi che abbiamo, però pensavo di fare qualcosa tipo queste qui, da arrivare almeno a fare qualcosa di più cazzuto. Allora, lame lucente, minerali e punti. Ah, così lo dobbiamo forgiare. Fammi forgiare un'altra volta. Possiamo potenziare queste o forgiarle, io non ho capito. Desperato ne possiamo farci, e te do su. No, queste si forgiano, infatti. Desperados. Ma noi possiamo crearle queste Desperados, ma praticamente, quello che ho capito. No, ne voglio qui facciamo. Ci abbiamo fatto le Desperados e basta. Non. Abbiamo l'armatura, la nota del Ludot. Non ci sprecherei materiali io. Cioè, quantomeno a sto punto mi fai direttamente quella dello Tetsu Cabra. Che non so manco se c'è qui il Tetsu Cabra, raga. Probabilmente manco c'è sto Tetsu Cabra, però boh.
Allora, belle però, eh? Ah, queste veleno ci vanno a servire, però per adesso continuiamo a usare quelle da fuoco. Madonna, ma durano poco queste. Allora, quello che vedete sotto c'è attacco, acutezza e poi c'è una barra. Quella barra che vedete, il verde è quanto durano affilate, il giallo quando cominciano a rovinarsi e quando colpite le parti più dure oppure non riuscite a scalfire il mostro. Con l'arancione peggio ma sento perché faticate proprio a colpirlo, con rosso proprio andate a casa perché non vi state a fare un cazzo. È come se venate con un ciocco di legno. Quindi questa è la durata dell'arma. E porca troia se dura poco. Questa vabbè fanno schifo, passo addosso, ci può sta. Però, cioè, questa rispetto a queste, cioè guardate quanto dura di più questa rispetto a questa. Allora, signore, vorrei delle pozioni. Ah, una sola, darcene una. Allora, a queste fa male la testa. E ora missione urgente, dovete dare ragazzi un bisciato, un mostro gigante enorme coda a cui piace giocare con la preda. Attacchi con la coda, perciò tenete l'occhio costantemente. Ci possiamo provare. Possiamo provarci, ma secondo me è troppo presto. Ah, facciamo così. Io intanto ammasso un Barrot. E la prossima puntata facciamo il bisciato. Ma intanto ci facciamo un Barrottino. Che pure il Barrot, se ben mi ricordo, non è tanto facile, eh? Perché sopra è corazzato, c'ha la testa corazzata fatta tipo di pietra e il corpillo è ammazzata, perché la parte sopra è tutta corazzata in pietra, o quantomeno il Barrot che ho fatto io oggi era così, su Monster Generation Ultimate, o comunque i Barrot sono sempre stati così, ma se qui l'hanno cambiati non lo so. E il Barrot ci dà l'effetto fangoso, che è tipo l'effetto acqua che ci cala la stamina, dovrebbe essere così, ma è un problema perché da certe capocciate che prendono un sacco di energia, perché vi parte di capoccia o come al solito, come tutti i mostri, vi dà la carica di spallata. Quindi se non mi sbaglio il Barrot attacca i tre attacchi, vi parte di capoccia, rotola nel fango, il Barrot rotola nel fango per ripristinare l'armatura, perché se ricopre di uno strato fangoso per, oddio, vorrebbe forse non fare i proiettili, però non credo, ok, se ricopre il dorso di uno strato di fango per assorbire meglio i danni. Ma vediamo se l'hanno lasciato così o l'hanno cambiato più di tanto il Barrot. Io mi auguro che non l'hanno cambiato più tanto, perché lo conosco, so com'è un Barrot. Ah, sti cosi che gli è meno prima io, guarda. Vi spiego proprio perché gli sto a menà. Ma questi mi inculano la roba. Questi mi fregano la roba, le fregano. Gli è meglio di lontani. Allora, sta qui sotto il Barrot? No, questo non è un Barrot, il Barrot sta di qua. Allora, adesso facciamo questo bel Barrottino e vediamo dove succede. Bacca spill, ok. Allora, se non mi so, se non allora, se la mia memoria non mi inganna, noi dovremmo poter fare che non c'è sta, no, investimento scoppio, solo che non li potremo tirare, mi sa. Ok, io aspetta un po', se io faccio questi. Ah, questa è la... Se io faccio questi...
che so proiettili, posso sparare o mi serve, no, mi serve una balestra forse, eccolo, guardalo, bello il Barrat, proprio come dicevo io. Scusa, ma io sto qui, eh? Oh, mai visto la fine, eh? Allora, questo che fa, ecco, come infatti, come dicevo io, cioè, leva pure un sacco di energia questo. Non so completamente sicuro di poterlo riuscire a fare, raga. Non so del tutto sicuro di riuscirla a fare, raga, ma di la sincerità. Perché è ignorante il Barrat. Poi non so quanto l'hanno cambiato qua. Lancia queste cose che ce l'allentano, infatti. Allora non ce l'ha nessuno status. Lancia solo la merda per allentarci. Però forse il fatto che siamo così agili ci può essere aiuto. Non mi ricordo se devo pure capocciare a terra sto coso, però, raga. Aia, si le dava. Io lo sapevo. Ciclo che vi ho detto all'inizio, non so del tutto sicuro di riuscirla a fare. Infatti non c'è credo di riuscirci. Perché il Barrat c'ha una corazza abbastanza tosta che mi consuma da morire, come vedete, le lame. E poi quando carica fa male, fa tanto male il Barrat quando carica. Quindi non credo di riuscirci, ragazzi, voglio essere sincero. Non credo di riuscircela a fare. E oddio, il fatto che sia stato semplificato, ni. Perché io sto bene su sto Barrat che non. Non mi pare sia stato tanto semplificato, almeno non questo. Alcuni mostri sono tosti, mo non so, magari è forte ma c'ha tipo mezza cacca di energia, io non lo so. Cioè, grazie, mi hai visto alla fine. Questo è tosto, raga. Devo levarmi da là, però, quando da davanti non devo stare davanti. E pure di lato devo stare attento, a quanto pare. No, no, no! E vabbè, ma tutto il cazzo è rotto. Questa scappa. Scappa. Eh sì, ci ha dato status. Che palle, ci ha dato lo status rallentato. Forse questa? No. No, non era questo lo status, toccava sta fermi. Vabbè, andiamo a fare, va. Solo se ne sta pure a naso, se ne sta. Belle le mappe. Le mappe mi piacciono. Oh, ti fermi? Io non so dove andare, coso. Ok, allora qua, vaffanculo, premi un'altra volta, no?
Ok. No, per qua. Allora, vado a te preferisce te veni paludoso, infatti eccolo qua. Io, siccome sei stra... Ah, ti sei portato amici? Stanco mi diva sta sto coso mo. È tosto il Badlot, raga. Da solo la vedo dura. Da solo la vedo molto difficile. Se mi colpisce pure quando non dovrebbe. Se stiamo messi pure così, raga. Niente, guardate l'energia che mi leva sto stronzo. E non mi molla poi, eh. No, non mi molla, niente, mi ha ammazzato, dai, mi ha ammazzato un'altra volta. Mi ha stordito non so come. Cioè, raga, ma vi rendete conto? Comunque, rettifico, non è più facile. Non l'hanno facilitato, come dicono quelli dei multiplayer.it. Non è progressiva la difficoltà, mi sembra uguale a quell'altro. Cioè, ci sono dei mostri che senza Ten 4 non li fate. Tra cui il Badlot, per l'appunto. Perché questo, infatti, è uno dei mostri che da solo è molto difficile da fare. E non voglio pensare che cazzo succede quando arriverò. Sci tua. Che sei riempito a merda sto coso. Questi sono i classici attacchi da coda. Gli faccio pochi da vedere, raga, che succede, che co, cioè, questo c'è riempio lo schermo da merda proprio, ci tuate e sto coso, faccio pochissimi danni che sto a fare io, che culo ho stompato, grazie. Oddio. Come si faceva da fare la capocciata addosso al muro? Come si faceva? Con la Y? Non so come si faceva a dargli. Come cazzo dava nel capocciato al muro? Non mi ricordo. Sai che sto a fare io? Colpisce pure quando non dovrebbe. Mo dovrebbe. Ah, già, vai. Io non lo vedo tanto più facile dell'altro, però io, eh. Vedo che te vai. Ok, si è mezzo incoglionito. Vabbè, è morto, è morto.
Ormai è andato, è andato. È andato, è andato. Allora. Perché? Perché mortacci l'oi? Più avessi questo coso. Allora. Se devo essere sincero. Allora. Il danno ce lo fa uguale. Perché come danno fa male ugualmente come i vecchi Barrot. Non è che sia stato semplificato più di tanto. Però sembrerebbe che c'ha meno vitalità, perlomeno guardando la quantità dei danni che gli ho fatto io e regolandomi in base al Barrot che ho fatto oggi, perché oggi l'opera la fa un Barrot su Monster Hunter Generation Ultimate su Nintendo Switch, e se devo fare un paragone fra quel Barrot e questo Barrot, questo è morto, cioè quello lì veramente mi stava facendo il culo, cioè non sono riuscito a farlo. Però quello è un Barrot GC4. Guardate pure qui, è GC4. Vediamo un po'. Non so se è grado cacciatore 4 pure qui. Allora, vediamo. Dovrebbe essere grado cacciatore 4 anche qui. Perché in quel caso, ve lo dico subito, se la sorgente i bastoni fra le ruote. Allora, voglio vedere un attimino. Allora, come missione qual era il Barrot? Ah no, livello 3. Allora, io facendo il Barrot a livello 4 con l'armatura potente e le armi città fumanti, che so, belle toste, tipo 140-150 di danno, più tipo il 15 o il 20% di danno da fuoco, oggi il Barrot non sono riuscito a farlo. E su Mostanza Generation Ultimate io so grado cacciatore 6 e stavo facendo una missione di grado cacciatore 4 e non ci sono riuscito. Qui ragazzi sono morto una volta. Allora, come danno, se bevia bene ve leva un fottio, come quell'altro, perché pure quell'altro fa un sacco di danno. Anche su Mostanza Generation Ultimate era così oggi. Però come vitalità mi sembra che questa aveva molto meno vitalità rispetto a quello che ho fatto oggi. Perché quello che ho fatto oggi non motiva proprio neanche lo... Cioè, raga, dopo un'ora a cercare di combatterlo. Allora, la missione dura 50 minuti. Io sono morto a 5 minuti dalla fine, quindi 45 minuti. 45 minuti a colpirlo e non era manco stanco. Che quando magari comincia a sbavare, a affannà. Cioè, quello proprio era ancora carico e mi menava come un disgraziato. Questo invece in 10 minuti sono riuscito a ammazzarlo, quindi devo dire che per quanto riguarda il danno che loro fanno, mi sembra più o meno uguale. Mi sembra più o meno che il Barrot faceva più o meno lo stesso danno di quanto mi faceva quello su Monster Hunter Generation Ultimate. Però quello varia anche dall'armatura. In realtà quello varia dall'armatura, varia da tanti fattori, quindi va preso un po' con le pinze. Per quanto riguarda la vitalità, ragazzi, questo è morto molto più, molto prima. Oh. Vi fa vedere Kezo. Questo pure dovrebbe essere abbastanza facile, veloce. Allora, il Barrot c'ha delle armi che fanno cagare il Barrot. Non so se ve le posso far vedere. Non so se le ho sbloccate. Ma quelle del Barrot fanno veramente schifo. Quelle del Ludot no. La Gombi no. No, ce le fa ancora vedere. Comunque, quelle Barrot fanno veramente schifo perché sono tipo il zampe d'elefante. Allora, armature, forse l'armatura del Barrot. Ok, l'armatura del Barrot non è proprio male male. Però, ripeto, non ci sprecherei i materiali io. Cioè, a sto punto farei questa, ma non mi metterei a sprecare tanto materiali per adesso. Aspetterei più qualcosa di sostanzioso. Ripeto, se ci facesse fare un terzo Capra sarebbe ottimo, perché l'armatura del terzo Capra almeno all'inizio è un must have,
Cioè, voi almeno i primi livelli dove dovete fare l'armatura del Tetsu Kabra e state abbastanza tranquilli. Però in realtà su Monster Hunter Generation Ultimate mi pare che sono missioni da secondo livello col Tetsu Kabra, quindi è qualcosa che incontrate subito. E qui non mi pare ancora di averlo visto, quindi ora l'hanno messo più avanti, per cui ho un mostro un po' più cazzuto, non l'ho mangiato. Oppure proprio non ci sta, ma non credo che non ci sia, cazzo, il Tetsu Kabra. Tetsu Kabra è un mostro abbastanza iconico, non dico proprio iconico, come Radiant o Rathalos, che poi voglio vedere quando io a quelli che gli faccio, però vabbè, quelli sono tosti, quelli sono veramente belli ignoranti, Radiant e Rathalos, più Rathalos che Radiant. Allora, qui il caviale, siamo rimasti lì, di là, storio A. Ma inizio, mi sono spostato appena. Oh, questi sono i pesciolini che ce l'hanno qualcosa. Vedete qui i pesciolini. Ok. Ce l'hanno più danno e più armatura, più resistenza. Ok, questo era più 3, non so che è. Tanto qui già sapevamo andare. La ciccia, questi mi sa che ce la danno. Io mi sa che faccio così, raga. Ne storpio uno perché me lo voglio mangiare. Antega, vediamo un po'. Oh, ok, carne cruda. Allora, ormai sono diventato qualcuno con questi cosi, oh. Allora, col dubbio ne più un'altra, eh? Così. Ah, ce ne stanno due a incazzare perché ho ammazzato l'amico loro. Che bella parente. Bene, storpio 3. Dove sta? Ok, così prendiamo 3 cicciotte e se li cuciniamo. Così. Nel caso che ci sia bassa la stamina, ci abbiamo modo di recuperarlo. Perché Kezo però non. Da che mo ricordo io, il Kezo è tipo una specie di Remoras con le ali. Non era neanche tanto difficile. E fu così che questo mi fa un culo come un secchio. Non mi ha dato la ciccia, mi ha dato la pelle. E vabbè, niente ciccia, andiamo, eh. Allora, noto con piacere, anzi con dispiacere, che qui non vedo status di non vedo status alterati di freddo o di caldo, perché su Monster Hunter Generation Ultimate adesso non so se si deve spostarmi, tocca spostarmi pure a me. Ah, aspetta. Su Monster Hunter Generation Ultimate e su Monster Hunter precedenti, se io andavo in posti di ghiaccio, il personaggio sentiva freddo e dovevo prendere le bevande calde. Bevande calde, ecco qua, il pisello con le ali. Che dovevi fargli pure un sacco di danno io a questo, perché è di neve. Mentre io sto bello e beato. Ah, questo c'era la coda, che era tutto di coglioni. Si allungava la coda e il collo. E sparava fulmini. Mo ricordavo sta cosa. Vabbè, sei stronzo allora. E manco poco. Hai rotto le palle, amico mio. Cioè, fa qualcos'altro. No, vabbè. Io ci sono sotto apposta proprio. Siamo tutto il tempo così, ma questo fa, per sapere, eh? Ah no, fa anche qualcos'altro, per fortuna. No, lo rifà? No.
cioè c'è pure lo status velenoso. Ci avvelena pure. Si è incazzato. Nel frattempo mi ha già sminchiato l'arma e mi sta dando un po' fastidio la cosa. Vediamo se la faccio affilarla. No, guarda che pezzo di merda, guarda. Ah, no, non ci arriva. Ok, vieni, vieni, ma ti inculo io. Ah, la facciamo finita, cosa? Non ricordavo sta cosa della coda io. Ma no, che palle con sto cazzo lì. Questo mo fa sempre gli stessi attacchi fa. Cioè c'ha. Ma che stronzo, le fai via? Non è fortissimo questa, raga. Solo che è una rogna. Questa è solo una grande rottura di palle. Cioè, se vedete, non è che sia forte. In realtà dipende pure dall'armatura. Perché se comincia a colpire di ripetizione va ammazza. Con sta scossa di merda. Scusa, io un attimo qui che hanno piantato l'alberello del recupero, così non spreco una pozione mia. Intanto il tizio se n'è andato e noi lo teniamo dietro. Allora qua noi recuperiamo l'energia, prendiamo l'insetto filo e torniamo qua. Allora, al tizio si sta a menare con quell'altro, spero, quindi possiamo tranquillamente andarlo a seccare. Quindi se ci fa un favore, ti rende cavalcabile il Ludrot, che è un Ludrot, no, non è un Ludrot, è un, non mi ricordo il nome, fa proprio schifo solo, eccolo, ce l'ha reso cavalcabile, ottimo. Dai, così teniamo con questo, via. Madonna, vogliamo messo il culo in testa. E mo se lo mangiamo pure, ti guarda. Ok, ma questo se ne dovrebbe andare. Ah, io, vabbè. Calmati. Allora, comunque, ok, mo si cominciano anche a ferirsi, sto a vedere. Cioè, lo sto a vedere da questo. Fortunatamente è un effetto che si vede. E anche questo sono piacevolmente divertito dalla cosa. Cioè, sono contento di essermi sbagliato. Oh, calmati, eh. Se no gli diamo quello di prima. Vabbè, barcolli e momori. Forse vado io, guarda. Allora, fatemi andare avanti. Ok, allora dove fa?
Vabbè, quando mi vivono così poi mi fa incazzare. Cioè, proprio della serie te devo via, quindi in qualsiasi modo posso ti prendo. Dai che muori, eh? Cioè, sai, stai lì lì per morire, ma non è che stiresti, per favore, no? Guarda se come fa a stire a me, eh. È morto, va. Sta di là, mortacci tua, sta di là. Che fa? Allunghi la capoccetta? Oh, e anche il terzo l'abbiamo fatto. Devo dire, sì, sembrerebbe leggermente più facile. Ma più che la difficoltà di per sé dei mostri, in quanto il danno non mi sembra che sia molto inferiore. Ma più che la difficoltà stessa dei mostri, la loro vitalità sembra che sia stata leggermente abbassata. Cioè, penso che quando si andrà a fare le missioni della gilda, di caccia gilda, può essere che la loro vitalità aumenta, quindi il mostro sia leggermente più resistente, in base ai giocatori che stanno in sessione. Credo che sia così, credo. E boh, non so se essere contento o meno di questa facilitazione. Non so se essere contento o no, perché diciamo che snatura un po' quello che è la mostra. La mostra era difficilissima, raga. Cioè, io vi consiglio, se potete reperire una PSP. Ormai la PSP ve li danno in bocca, fra un poco i tipo mezze scatolette del Dixan ne trovate. Se vi capita di reperire una PSP, che poi ovviamente ormai si modificano come niente, recuperatevi Monster Hunter Portable 2, che poi sarebbe Monster Hunter Freedom Unite, che sarebbe un Monster Hunter 2, però che poi la Capcom faceva il gioco, poi faceva uscire altre due versioni dello stesso gioco, però aggiungendoci, che ne so, dei mostri o delle armi o delle armature. E poi ovviamente se aggiungiamo del mostro, automaticamente aggiungi due mostri, aggiungi due set, l'arma del set di quel mostro e l'armatura del set di quel mostro. Quindi è chiaro che introducendo il mostro, loro davano pure la possibilità di crearsi l'equipaggiamento basato sui pezzi, sui materiali che recuperavate da quei mostri. E Monster Hunter Freedom Unite, sicuro si chiama così, era difficilissimo. Cioè, ragazzi, io vi dico, recuperate Monster Hunter Freedom Unite sulla PSP, lo giocate un'oretta, dico tanto un'oretta, pure perché tanto non è che vi fa fare chissà che gran tutorial, eh. Lo giocate un'oretta, due. E poi rigiocate a questo, o se non ci avete questo, giocate al World, che poi comunque il World è leggermente più difficile questo. Già comunque ho visto che fra il World e questo, il World è leggermente più difficile e comunque sempre più semplice di quell'altro. Perché fino a Monster Hunter Generation Ultimate la difficoltà di Monster Hunter è sempre rimasta attarata in un certo modo. Poi il World ha abbassato leggermente la difficoltà e con questo l'hanno abbassata ulteriormente. Però se volete veramente vedere quello che era lo spirito di Monster Hunter, prendete una PSP, scaricate o rimediate, costa pochi euro, ragazzi, 2 euro lo comprate, Monster Hunter Portable. Monster Hunter Freedom Unite, io mi sbaglio col Portable perché uscì Monster Hunter 2, Monster Hunter Second Portable Plus e poi uscì Monster Hunter Freedom Unite. Il Freedom Unite non è che l'ultima versione di Monster Hunter 2 con dei mostri aggiunti, versione europea. Quindi, come se vi dico Monster Hunter Double Cross e Monster Hunter Generation Ultimate. Monster Hunter Double Cross è lo stesso, solo che da noi si chiama Monster Hunter Generation Ultimate. Cioè, solo che in Giappone si chiama Monster Hunter XX, Double Cross, doppia croce, doppia X. E qui il nome europeo invece è Monster Hunter Generation Ultimate. Quindi quando io vi dico Monster Hunter 2 Portable, è come se sto di Second Portable, che poi è la versione giapponese, ma la versione europea, se
si chiama Monster Hunter Freedom Unite. Lo so, so quelle piccolezze che mi rimangono, come Winning Eleven. Io non giocavo a Pro Evolution Soccer, io giocavo a Winning Eleven all'epoca. Ah, vediamo se ci fa fare qualcosa del Ketsu, ma Ketsu lascia certe merde. Perché non solo lui è una merda, ma pure le armi o la roba che faccio fare è una cagata assoluta. Serie l'uomo, che so. No, non so questa. Oddio! Mi servono proprio queste qua. Serie l'uomo ci faccio fare a Kezu. Che ovviamente ci abbiamo per Magalite perché ce n'abbiamo uno. Ok. Questa non possiamo qua. Armature ci ha dato possibilità a Kezu di fare. Oddio, perché adesso c'ha sta roba che è proprio inguardabile. Raga, guardate la resistenza a fuoco, fuoco meno 4, ecco perché l'ho ammazzato subito. Perché poi ogni mostro, io non so, adesso penso che ne tenga conto anche Monster Hunter Rise. Ogni mostro ha le sue abilità in cui fa più danno e le abilità in cui subisce più danno. Un mostro come il Kezu, basato sull'acqua, come vedete è basato sull'acqua e sul tuono più che altro, un mostro basato su acqua e tuono, questo lui subiva più fuoco. Però per esempio Terredon più tuono, cioè ogni mostro, vedete pure lui, pure il Barrot subiva più fuoco. Sarebbe un po' complicato da spiegarvelo, però ogni mostro non c'ha solo il suo set d'attacco, il suo moveset, il suo ambiente dove si va a riparare, perché hai visto il Barrot si va ad Antolan mezzo al fango per crearsi uno strato di fango sulla corazza e assorbire meglio i danni. E il Kezu andava, il Kezu non, già ne, non gli ha dato il tempo, ma doveva andare a riposarsi a dormire, perché è un mostro che fondamentalmente non ha una corazza naturale come il Barrot che andava ad Antolas nel fango. E poi ognuno ha i suoi nidi. Per esempio, mo perché non gli do tempo, ma alcuni quando stanno per morire vanno ad Intanasse in un nido. Voi forse l'avete visto o all'inizio della sta live che uno si è andato ad Intanasse, uno oggi sicuro abbiamo beccato che è scappato e si è andato a riposare ad Intanasse dentro un nido per recuperare le energie. Altri per esempio vanno a mangiare delle carcasse, altri per recuperare energie, altri mostri vanno a mangiare le carcasse per recuperare energia. Ok? Il gioco è bello, perché non posso dire che non è bello, ma non è un'innovazione. Cioè, questo Monster Hunter Rise, ok, rifinisce meglio la grafica, però considerazione da fa. Poi tra un po' chiudo la live. Raga, dire che questo migliora la grafica, cioè, io ve lo dico. La differenza fra questo, no, questo è Neverwinter Nights, aspetta. La differenza fra questo, che è Monster Hunter Generation Ultimate, e questo, che è Monster Hunter Rise, è che questo non è uscito, come si può dire, non è nativo Nintendo Switch, ok? Monster Hunter Generation Ultimate è un porting, è semplicemente un porting fatto dal Nintendo 3DS. Cioè il Generation Ultimate è uscito, per l'appunto era il Double Cross, che poi in Europa è uscito su Nintendo 3DS dal nome Monster Hunter Generation, e da quello è stato fatto un porting chiamato Generation Ultimate uscito per Nintendo Switch, ma è un porting di Monster Hunter Generation del 3DS, ok? Quindi non potete paragonarmi, o meglio sulla Switch non mi puoi paragonare Monster Hunter Generation Ultimate a Monster Hunter Rise, perché uno è un porting di un Monster Hunter della 3DS che aggiunge delle feature sulla Switch, aggiunge qualcosina in più, qualche mostro in più, un po' come faceva Monster Hunter 2 e Monster Hunter Freedom Unite. C'è la Capcom che faceva uscire un Monster Hunter e poi dopo il Monster Hunter faceva uscire, che ne so, Monster Hunter G, Monster Hunter Freedom, l'ho buttato un nome così, perché la Capcom ne faceva uno, poi dopo un anno e mezzo, due,
facevo uscire un altro che era lo stesso gioco, però aggiungeva due mostri. Dopo di quello usciva un altro gioco che è lo stesso, sempre Monster Hunter 1, però chiamato Monster Hunter G, che aggiungeva altri due mostri e grado di caccia G. Quindi era lo stesso gioco, però ci mettevano qualcosa in più dentro. E la Capcom è andata avanti con questo giochetto fino a quello del 3DS, cioè quantomeno fino a Monster Hunter Generation Ultimate, andava avanti così. Cioè facevano Monster Hunter, poi dopo facevano Monster Hunter lo stesso, ci mettevano un suffisso in più e aggiungevano, che ne so, mostro, due mostri, e poi aggiungevano, facevano un altro con altri due mostri e a grado caccia G. Cioè, la Capcom è andata avanti così dal 2004, 2004-2006. Questo gioco, cioè proprio, e poi si è svegliato e ha fatto Monster Hunter World. Anche Monster Hunter World, se voi vedete bene, esce il gioco, poi esce l'espansione che per fortuna costava solo 30-40 euro, però cazzo, il gioco ne costa 60, l'espansione me la fa pagare 40, non è che mi ha aiutato tanto. Però esce Monster Hunter World, esce l'espansione Iceborne, che cosa aggiunge? Aggiungeva un mostro e qualche missione in più. Capito che voglio dire? E questo è quello che faceva la Capcom fino al Generation Ultimate, perché al Generation Ultimate con la Nintendo Switch, la Capcom che ha fatto non ha più messo, che ne so, ha fatto Monster Hunter Generation Ultimate Freedom, ha preso il gioco e le missioni le ha infilate dentro come, non come DLC, ma come missioni gratuite. Anche su questo Rise, da quello che ho letto in giro, sembrerebbe che la Capcom voglia aggiungere dei mostri gratuitamente e, ahimè, fa qualche DLC a pagamento. Quello ormai, se non mette l'anima in pace, che ci saranno sempre. Ora bisogna vedere la portata di questi DLC a pagamento, perché se mi metti un mostro come Iceborne, allora ci stanno 10 euro, ci stanno 15 euro, ce ne stanno pure 19,90 se mi metti due mostri. Ma non credo che rivendano un gioco totalmente, cioè lo stesso gioco con due mostri aggiunti come gioco nuovo, come facevano per l'appunto all'inizio su PlayStation 2, su PSP e su Wii, Nintendo Wii, perché era lo stesso gioco che lo proponevano 3 volte. E fortunatamente noi qui in Europa, fortunatamente noi in Europa vedevamo giusto, mi pare a volte, giusto dall'edizione finale. Noi qui in Europa vedevamo, non vedevamo Monster Hunter 2, Secondo G e Freedom Unite. Monster Hunter 2 e Secondo G uscivano solo in Giappone. A noi ci arrivava direttamente la Freedom Unite, che era quello intero, quello completo. Però in Giappone invece la Capcom 2, 2G, Freedom Unite, gliene sparava 3 in vendita. Che poi vale, che Freedom Unite c'era pure un altro nome, se proprio volevamo trascendere, però alla fine ha fatto tanto impiccio la Capcom che sarebbe, cioè, tante cose neanche ce l'ho, neanche l'ho capite io, figuriamoci. Detto questo, ragazzi, vi ricordo che dovrà uscire una recensione su YouTube, sul nostro canale YouTube, chiamato La Tana dei Nerd. Se volete, iscrivetevi, a me fa enormemente piacere. I contenuti continueranno ad essere gratuiti, perché finché posso continuerò a portare contenuti, cerco di migliorare la qualità video, cerco di migliorare la qualità audio con mixer, con microfono. È una cosa che faccio per passione, quindi non chiederò mai dei soldi. Badate bene che allo stato attuale non credo. Una cosa che vi voglio dire è: uscirà la recensione a giorni, penso già domani o dopodomani dovrebbe uscire la recensione del Rise, perché avendoci giocato già 10 ore, penso che un minimo posso dire. E ahimè, c'ho 100 ore su Monster Hunter Generation Ultimate, c'ho 100 ore lì, c'ho un tentativo, un qualcosa di ore indefinite su altri Monster Hunter, quindi penso di essere in grado di poterne parlare, ma più in modo da videogiocatore a videogiocatore, niente roba tecnica, niente farfallonate. Voglio spiegarvi come il gioco e la differenza di quella che l'evoluzione che è stata, l'evoluzione che ha vissuto la saga di Monster Hunter arrivando qui a Rise. Detto questo, vi ringrazio per essere stati qui, vi ringrazio se guarderete il video su YouTube nelle prossime ore. Tenete d'occhio al canale, perché anche domani sera credo di essere in live, e forse anche domani sera vi porterò Monster Hunter. Andiamo avanti con qualche altra caccia di Monster Hunter. Detto questo, vi saluto, ciao ragazzi e buon gioco.
gioco. Ciao Milone, buonanotte.